Serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per questo ultimo appuntamento del 2017, per fare un po' il punto a 90 minuti dalla fine dell'anno anche per il Teramo che venerdì sera affronterà il Mestre prima di ritorno, ma soprattutto ultima gara dell'anno. Dopodiché il Teramo andrà in vacanza prima degli altri perché avrebbe dovuto giocare la seconda di campionato che rientra sempre nel 2017, ma come sapete il Teramo riposa la seconda e dunque se ne riparlerà poi a gennaio, addirittura a gennaio inoltrato, il 21. Dunque prima dei 90 minuti della stagione facciamo un po' il sunto di quello che è stata fino a questo momento la stagione biancorossa, con le prospettive anche sulla seconda parte del campionato. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, parleremo di questo, parleremo anche di altro questa sera, poi capirete anche di che cosa, lo faremo con voi soprattutto e con i nostri ospiti. Saluto il collega Andrea Costantini, ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao e buonasera a tutti. Il prossimo io direi di inquadrarlo e basta per presentarlo, gli do la buona serata a Marcello Di Giuseppe, ciao Marcello, ben ritrovato. Buonasera, ciao. Dopo due anni ci ritroviamo in questi studi, eri stato qua, se non erro, in un gennaio 2016, siamo in dicembre 2017, quindi sono quasi due anni. Parleremo con te anche, non solo di Teramo, perché so che insomma qualcosa vedi del Teramo, ma con te siamo curiosi anche di vedere come stai vedendo il calcio in questo periodo. So che ti stai aggiornando parecchio, stai vedendo tante partite di Lega Pro, Serie C e non solo. Sei stato anche un po' di settimane fa a vedere la Serie D, magari ci parlerai di come vedi il calcio abruzzese e non solo. Sono anche a vedere la Serie A. Sì, vabbè, è stato anche a vedere la Serie A, ci mancherebbe. Vediamo un po', non tanto i risultati, quanto la classifica del girone B di Serie C, con il Teramo che dopo la sconfitta di Reggio Emilia rimane a quota 18 punti, a più 5 sulla coppia Fano-Sant'Arcangelo, che rappresentano in questo momento le due formazioni che si giocherebbero la salvezza attraverso il play-out. Il Teramo rimane, diciamo, ad una distanza di sicurezza, però insomma capirete bene che non si può dormire davvero sonni tranquilli perché manca tutto un girone e, insomma, bisogna stare sempre con le antenne dritte. Comanda il Padova, che però non fugge, seconda posizione per il Renate, terza per la San Benedettese, poi come vedete in quarta posizione insieme alla Feralpi, che non ha giocato perché avrebbe dovuto giocare con il Modena, c'è proprio la Reggiana, che è la squadra con cui il Teramo ha perso l'ultima gara di campionato. Andrea, parto con te per chiederti innanzitutto, anche se vogliamo, che partita hai visto. Un Teramo schierato col 3-5-2 senza Amadio, che nella prima parte insomma ha tenuto bene il campo, poi però dopo una mezz'oretta si è sfaldato totalmente. Sì, non è la prima volta che accade che quando il Teramo ha un approccio un po' più sbarazzino del solito, quell'approccio che deriva da un momento di tranquillità relativo dovuto alla vittoria nella giornata precedente contro il Fano, un momento di difficoltà, poi la squadra si scioglie. In altri momenti del campionato il Teramo ha saputo rimontare, ha saputo giocare con maggior grinta, però in questa gara con la Reggiana, buon approccio alla partita, prestazione sbarazzina positiva, poi arriva la prima sberla e la squadra non si rialza.
che andando sotto con la Reggiana tu possa poi andare in difficoltà, la Reggiana poi può sfruttare quella situazione di vantaggio, crea delle altre occasioni, ci può stare, però mantenere in parte quell'atteggiamento sbarazzino con cui ha iniziato, vedasi questa bella occasione creata da Tulli, ti può comunque consentire di creare anche a te delle opportunità da gol, pur con una squadra forte che ha una grande fase difensiva. Invece il Teramo è letteralmente scomparso, questo è l'aspetto negativo. Il Teramo è scomparso dopo il gol dell'1-0, ricomparso con quella prodezza personale di Bacio Terracino, ma sostanzialmente la partita è finita sul primo gol di Altinier. Eccolo qua il primo gol. Forse ecco, anche viziato da una spinta, magari da un fallo. Però ciò non toglie che al di là dell'eventuale errore arbitrale, la squadra deve comunque saper reagire, anche concedendo delle palle gol, ma qualcosa devi fare. Cosa però si può salvare, al di là della prestazione nella primissima parte? Il fatto che i due giocatori sostanzialmente assenti della prima parte del campionato hanno dato ulteriori segnali positivi e stanno facendo qualcosa di concreto. Forse sarà che si sta per riaprire il mercato, magari non vogliono andare via da Teramo, magari vogliono dimostrare a questa piazza che loro hanno un valore intrinseco importante, però ci sono stati segnali di miglioramento evidenti di Tulli e Bacio Terracino. Detto questo, nessuno dei due è un attaccante centrale, nessuno dei due è una prima punta, quindi va bene che hanno fatto una discreta partita, va bene il gran gol di Bacio Terracino, però è chiaro che per rendere al meglio hanno bisogno anche di qualche riferimento lì davanti, come è stato magari a inizio campionato. Ecco Marcello, vengo da te per chiederti insomma un po' la valutazione di Andrea. Quello che abbiamo capito in questo girone d'andata è che il Teramo, costruito così come sembra, almeno questa è l'impressione che ci ha dato, sono passate parecchie giornate, che quando gioca un po' a mente libera e gioca un po' votata più all'attacco che alla difesa, sembra disimpegnarsi un po' meglio. Anche a te dal di fuori, vedendo qualche partita, ha dato questa impressione? Sì. Sì, Teramo comunque sta facendo il suo campionato tra alti e bassi. È chiaro che è un campionato molto, molto equilibrato. Prima Andrea faceva una valutazione anche caratteriale. Teramo ha recuperato nel finale anche tante partite, quindi caratterialmente la squadra ha dato sempre l'impressione di non mollare mai. Chiaro che dal di fuori, perché chiaramente la posso fare una valutazione da esterno, il cambio di modulo può chiaramente andare ad influire sulla qualità del gioco, perché comunque da quel che si è detto all'inizio, la squadra sarà costruita con un progetto diverso, un progetto tecnico. C'è da dire che ci sono giocatori molto duttili, quindi ci può anche stare il fatto di cambiare modulo, però è normale che partire con un 4-3-2-1 e lavorare su quel tipo di progetto tecnico, passare a un 3-5-2, insomma la differenza comunque è notevole, e a quel punto si va a rimarcare chiaramente quelle che sono le attitudini dei giocatori davanti, perché comunque quando giochi con il 3-5-2 è chiaro che davanti devi avere un potenziale veramente importante. Ecco, diciamo che si è passati alla difesa a 3 un po' perché all'inizio si subiva parecchio e un po' perché tu conosci molto bene alcuni giocatori, Caidi, Speranza, questi sono giocatori che anche sotto la tua gestione hanno vinto un campionato proprio giocando a 3, e allora l'equazione viene semplice: ci sono Caidi e Speranza, con la difesa a 3 certamente siamo sicuri che i due pilastri della difesa conoscono perfettamente i meccanismi. Ecco, questo riassumendo penso che sia stato, oltre al fatto di proteggere più la difesa, quello che ha portato poi alla decisione del cambio di linea dietro. Caidi e Speranza hanno giocato in 4 anni di mia gestione, un anno solo a 3, il resto hanno giocato a 2, e nel senso con la difesa a 4. Mi riallaccio a quello che ti dicevo: sono giocatori comunque duttili, sono giocatori intelligenti, sono giocatori che sono in grado
di saper sposare qualsiasi tipo di modulo, però io non ne farei, allora è riduttivo parlare di singoli come difensori in un contesto di difensivo o offensivo. La fase difensiva la devono fare tutti come squadra e come d'altronde la si fa la fase offensiva. Ripeto, per caratteristiche io penso che questa squadra possa giocare tranquillamente anche a 4. Ha le caratteristiche per secondo me per giocare meglio, però è normale che, ripeto, il discorso del giocare bene oggi è un po' un mal comune in tutte le categorie, quindi io direi che la cosa che conta tanto sono i risultati. E quello che penso io è che il Teramo si può tranquillamente togliere ancora delle soddisfazioni, perché è vero che è a 5 punti, se non sbaglio, dalla coppia. Sì, a 5 punti, 13 a 18. Però è anche a 4-5 punti dalla zona playoff. Però è anche vero, ti interrompo, che venerdì gioca con il Mestre, che è la prima di ritorno. È vero che è una andata monca, però è anche vero che un dirigente, un allenatore, un giocatore alla fine del giro di andata fa un bilancio: 18 punti con cui girare sono pochi. Sì, però la Reggiana insegna. Reggiana 2 mesi fa era addirittura sembrava una candidata a lottare chiaramente per la salvezza, ma al di là poi dell'organico, che comunque non è un ottimo organico, con dei risultati di fila, adesso sembra la più seria candidata a insidiare il Padova. Quindi io penso che bisogna lavorare, non guardare la classifica, perché poi subentrano, ecco, le paure, bisogna lavorare e migliorare, perché secondo me questa squadra ha la capacità comunque di migliorarsi. Di questo ne sono convinto. Però ripeto, come si fa a lavorare senza guardare la classifica? Perché poi, mi perdonerai, è un malvezzo di voi addetti ai lavori. Bisogna lavorare senza guardare la classifica. Ma come si fa a lavorare senza guardare la classifica? Ma lavorare... Allora, io parto da... È chiaro che adesso siamo a dicembre inoltrato, quindi parliamo di cose diverse. Io sono abituato a partire sempre pensando di poter vincere, quindi pensando di inculcare anche nei giocatori un certo tipo di mentalità, pensare comunque al massimo che si può ottenere, perché poi per rendersi conto, è chiaro che poi un addetto ai lavori guarda quotidianamente quello che succede e cerca di guardare avanti, quindi gli eventuali correttivi o comunque quello che si dovrà fare. Però cioè, non si può pensare, soprattutto in un campionato così equilibrato, perché il Teramo, se non sbaglio, ha battuto il Padova e ha pareggiato con Renate, che sono le prime due della classe, sì. Quindi questo vuol dire anche che ha le capacità per giocarsela con tutti, e quindi non vedo perché bisogna essere così pessimisti. L'anno che abbiamo vinto, che tu ricordi, sì, le prime due partite le abbiamo perse tutte e due e sembrava uno il putiferio. Però è anche vero che quella squadra poi prese un abbrivio che questa, ma anche quella dell'anno scorso, mi perdonerai, ma non hanno mai avuto. Quella squadra, è vero che le prime due le perse con Pisa e Grosseto, però, poi però da Forlì in poi prese, sì, uno slancio che oggettivamente dobbiamo riconoscere che questa non ha mai avuto. Ma vabbè, quella squadra era una squadra comunque costruita nel tempo. Nel tempo vuol dire, allora io penso che questo sia un anno zero per il Teramo, cioè un anno di rifondazione, perché comunque diciamo nella dopo mancata Serie B, nei 2 anni trascorsi, probabilmente si è fatto forse l'errore di pensare che comunque spendendo, che comunque facendo un calcio che probabilmente Teramo non può e non deve fare, si potessero arrivare dei risultati. Quindi adesso è il momento dove ci vuole più pazienza. Però dal di fuori è chiaro che è dura anche dare giudizi, perché
perché guardare quotidianamente una squadra e l'evolversi appunto del singolo e del gruppo ti fa rendere conto meglio di quello che uno potrebbe fare e quindi io in questo momento posso parlare, ma parlo veramente in maniera sommaria. Sì, sì. Io so solo che questa squadra, come individualità e bontà anche non solo tecnica, io parlo anche conosco quasi tutti i giocatori anche come persone, ho l'impressione che sia un ottimo gruppo, quindi un gruppo che deve lavorare tanto, ecco, io quello è una cosa che non può prescindere il lavoro ed è normale che io sono convinto che si tirerà fuori, poi il calcio è strano, quindi è mai dire mai. Assolutamente. Oh, Andrea, ci scrivono che cosa manca a questa squadra. Che cosa manca? Vediamo, vi faccio vedere una grafica che abbiamo preparato per vedere la composizione della rosa, perché è chiaro che adesso ci proiettiamo verso gennaio, mese di mercato. Abbiamo riassunto la rosa del Teramo settore per settore, i portieri, sui portieri, insomma, diciamo che il Teramo, Andrea, è abbastanza coperto, anche se poi a fine mercato estivo si parlava dell'arrivo di Rossi, poi non è più arrivato, però insomma penso che sia il reparto che non verrà minimamente toccato. Guarda, si potrebbe pensare a un portiere di esperienza, lo si è pensato all'inizio stagione, ma io penso che oramai si possa andare avanti così, anche se qualcuno dirà però poi quando i punti cominceranno a pesare, ma il portiere non è un ruolo che tu cambi. Lo scorso anno è anche successo e sappiamo, sì, insomma, non è stato bello quello che è successo con Branduani, poi ecco, arrivò anche Narciso, c'era Rossi, cioè il valzer dei portieri. Bisogna dare fiducia a chi c'è e si è presa questa strada. Non penso che abbiano fatto disastri, tutt'altro. Certo, hanno commesso, soprattutto Calore, che è stato il titolare, qualche errore c'è stato, ma ci sono state anche partite salvate da Calore. Ricordo Mestre, ricordo per esempio la partita con il Renate. Però insomma è tutto nella norma, quando scegli di difendere con un portiere che è così giovane e con un secondo così giovane ci può stare anche qualche errore, però è una squadra che penso possa tollerare qualche errore che ci può essere, ma tante partite anche te la fatte vincere o pareggiare. Settore portieri molto giovane è una cosa che tu approvi in generale nella costruzione di una squadra X? Ma io approvo i giovani a prescindere, cioè io penso che in Lega Pro devi mettere i giovani perché comunque i giovani ti possono consentire, ti può consentire anche di fare un mercato casomai un pochino più importante in determinati ruoli. Guarda, io Calore lo conosco abbastanza bene, Lewandowski l'ho visto una sola volta parare. Per quel che ne capisco io, ne capisco veramente poco di portieri, secondo me Calore è un buon portiere, è normale, è un portiere giovane, deve migliorare e deve migliorare tanto, però è un ragazzo di prospettiva e lo stesso dicasi per Lewandowski, quindi per me il Teramo nel ruolo è coperto. Andiamo avanti, difensore. Tra l'altro, scusami, sì, oggi il giocatore di cui si parla di più a livello nazionale, almeno per oggi, è Amato Ciciretti, sì, che è finito nell'orbita del Napoli. Voi ricordate Ciciretti all'Aquila? Sì, Prediani giocava e sì, lui era il talento, diciamo così, eccentrico, il sì, genio e più sregolatezza. Sì, prima divisione, che faceva la panchina. Sì, sì. E ora Ciciretti è ambito dalla capolista del campionato di Serie A. Quindi voglio dire, sui giovani, se valgono, vale la pena comunque scommetterci, vale la pena dare fiducia, perché all'Aquila ha avuto un po' fiducia, ma forse lui non era neanche tanto maturo. Quando poi ha iniziato a crescere, ha fatto un percorso che ora lo porta quasi a essere un giocatore del Napoli. Tutto aspettavi che tra Ciciretti e Frediani chi poi sarebbe uscito sarebbe stato Ciciretti? Insomma, sembrava quello meno adatto, però quello che mi ricordo di Ciciretti nella primavera, quindi parliamo di prima di approdare all'Aquila, Ciciretti era un prospetto massimo, quindi era un giocatore importantissimo. A un certo punto si era praticamente perso. Io ricordo, non so se l'anno a Carrara, addirittura l'ho visto giocare davanti alla difesa. Quindi
Dopo, a parte quello che dice Andrea, che è giustissimo, ci vuole pazienza, ci vuole lavoro. Io quello che ho notato in Ciciretti è un cambiamento fisico. Io l'anno scorso casualmente ero andato a vedere una partita a Benevento e finita la partita, stavo salutando Del Pinto, ho visto Ciciretti, Ciciretti è un giocatore totalmente diverso a livello Sì, di prima struttura fisica. era molto più piccolo, più gracile. Sì, però è un giocatore con grandissime qualità. Freddiani, è un giocatore che comunque sta in B, eh. E se non sbaglio è 94, no? Sì, Freddiani è 94. 94 e Ciciretti è 93, Sì, se non sbaglio. 93. Sono due comunque giocatori per me, giocatori forti. Del Pinto, Ciciretti. uno che avresti voluto, scusami se ti interrompo, uno che avresti voluto a Teramo, Sì, qualche anno fa. assolutamente, Del Pinto è un giocatore che... Ma il lavoro paga. Io quando parlo di lavoro intendo dire questo. Cioè il lavoro di Del Pinto è un giocatore che... buono per tutte le categorie, bisogna dargli fiducia, bisogna dargli fiducia, metterlo dentro, è un giocatore che ha fisico, ha passo e soprattutto è consapevole dei propri limiti, perché è un giocatore che non fa mai la cosa che non è in grado di fare. Secondo me questo nel calcio oggi è uno dei più grandi pregi. Difesa, vediamo un po' il settore difensivo, questi sono i portieri di nuovo, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, eccolo qua, Altobelli, Caidi, Diallo, Mirillo, Pietrantonio, Sales, Speranza, Bentola, Andrea, chi è, possiamo dire, promosso che passerà l'esame di gennaio, del mercato di gennaio, andrà a febbraio e chi Ma no? è chiaro, noi abbiamo detto più di una volta, è Altobelli il ha detto settore, io al fare la riserva non ci vabbè, voglio è il rimanere settore di per sempre. sinistra che va rimodulato. Allora, Diallo quasi sicuramente sarà rispedito al Pescara, non so se seguirà la stessa sorte Pietrantonio, però se continua a giocare Varas, anche dopo Teramo Fano, continua a giocare Varas dall'esterno sinistro, vuol dire che l'allenatore non lo, tra virgolette, vede. E allora sarebbe il caso di dotarsi di esterni di ruolo, mancini naturali che possono essere in grado di reggere un posto da titolare in Serie C. Gli altri secondo me possono stare perché sono giocatori al di sopra di ogni sospetto, Speranza e Caidi chiaramente, ma anche il Sales di quest'anno, ma anche Ventola. Neanche al top, vabbè, a Ventola neanche, non ne a parlo perché dirlo. è una sicurezza, ma lo stesso Altobelli come terzo, quarto centrale mi sembra che uno che ci possa stare. Idem Mirillo, ognuno con le proprie gerarchie. Diallo e Pietrantonio, perché secondo te non hanno avuto particolare fortuna? Solo colpa del modulo? Oppure la gioventù bisogna, insomma. Ma comunque hanno giocato poco, Diallo praticamente assente sempre, perché Diallo non so se quante presenze abbia fatto. Mi pare una in Coppa Italia. Parliamo di 98, se non sbaglio, giusto? E quindi parliamo di ragazzi molto giovani, al primo anno parlo di Diallo perché Pierantonio è un giocatore già un pochino più pronto perché ha fatto già un po' di campionati di Serie D. Beh, questa domanda è dura farla a me perché io non so perché comunque abbiano giocato così poco. Se l'allenatore ha fatto queste scelte, sicuramente lui ben sa, però io dire, ripeto, promuovere, bocciare, No, 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 è comunque chiaro, non ti stavo dicendo promuovere, cioè, se io secondo te ti penso, eri fatto un'idea del io perché. l'idea che mi sono fatta è che sono in forte ritardo tutte le squadre che... spero che non, il Teramo non ragioni in questo modo adesso, cioè questo è un ragionamento che si fa un mese prima, quindi a novembre, perché devi guardare avanti, perché devi parlare di un, ripeto, come voglio proseguire, cioè, lì ci sono tanti difensori e tanti centrali, lui parlava di Altobelli che per me è un giocatore che può tranquillamente giocare in qualsiasi squadra di Lega Pro e a Teramo ha giocato poco quest'anno, ma anche l'anno scorso è stato impiegato pochissimo. Quindi è normale che un giocatore come Altobelli, se tu continui a giocare con la difesa a 3, può anche rimanere, ma se tu passi alla difesa a 4, lì di centrali ce ne sono tantissimi. Quindi la prima cosa, secondo me, è capire come ripartire. Con quale progetto e a quel punto fare delle scelte. Ad oggi si può,
si può dire che il terzino sinistro, vista la bocciatura dei ragazzi che ci sono, potrebbe mancare, però onestamente io ho visto Ventola giocare a sinistra, è un giocatore che lo può fare. Sales può giocare terzino in caso di giocare con una difesa a 4 in maniera un po' più bloccata, però insomma, io tutto questo problema anche dietro non lo vedo. Cioè io Ventola a sinistra, Sales a destra e due centrali. Assolutamente sì, ma sì, ma ci sta. Io ricordo l'esordio di Ventola Avellino con il Pescara, l'ha fatto a sinistra in B. Ma non è, però come si vuol proseguire? Sì, poi te lo facciamo anche sentire, perché venerdì la nostra Ania Cantagalli ha chiesto proprio questo ad Asta. Andrea ha chiesto sulla base di quale modulo farete mercato a gennaio. Però andiamo avanti, vediamo i centrocampisti che sono un po' pochini, però sono abbastanza. Andrea, Amadio, De Grazia, Graziano, Ilari, Paolucci e Varas. Amadio ha avuto qualche problemino fisico, peraltro ieri anche il medico sociale Carlo Dugo ha fatto un po' chiarezza sulla situazione di Stefano Amadio. De Grazia neanche a discutere, è uno dei più positivi. Graziano, da playmaker, possiamo dire che non ha convinto nemmeno sabato. Ma io direi che tra questi proprio Graziano, che dimensione ha? Io ancora non capisco se lo si voglia impiegare da metodista, se lo si voglia impiegare da mezzala. È un po' un oggetto misterioso, non perché abbia giocato poco, perché in effetti ha giocato anche abbastanza, molto più di Paolucci, sì, per esempio, sì, però non riesco a individuare la sua utilità quale sia. Ecco, è ai miei occhi ancora una grossa incognita, un'incognita a Amadio dal punto di vista di come sta lui, perché lui è l'unico regista vero che c'è in questo parco di centrocampisti. Sì. Se lui sta bene e fa il suo, non ci sono dubbi che tutto ruota intorno a lui. È chiaro che c'è l'incognita delle sue condizioni atletiche. Perché secondo te Paolucci non gioca? Perché forse in un centrocampo che ha giocatori di taglia medio-piccola, che spesso sono titolari come Varas e come De Grazia, che sono appunto titolari inamovibili, mettere dentro un Paolucci abbassa ancora di più il tonnellaggio del centrocampo. Magari potrebbe giocare al posto di uno di Varas e De Grazia, ma questi sono i giocatori per rendimento tra i migliori, quindi o giocano tutti e tre insieme, ma è un centrocampo molto leggero, troppo leggero effettivamente, oppure dovrebbe prendere il posto di uno dei due che però sono per rendimento tra i migliori. Tonnellaggio in particolare, lo rivediamo, Maurizio ci fa rivedere in generale un po' basso di questa mediana, cioè sono giocatori un po' troppo leggeri complessivamente, cioè tu prendi i pesi di tutti questi sei, dividi per sei, arriva forse a un Jacopo Forcella, probabilmente, forse. Però nell'anno della Serie B Cenciarelli, di Paolo Antonio, non erano, però forse Marcello dirà, ma Cenciarelli era un cane da guardia, no? si direbbero, come anche di Torreira. Torreira dicono, vabbè, ma è basso, ma Torreira tutti quanti dicono, fai un contrasto con Torreira e beh, doveva finire, e rimbalzi, esatto, rimbalzi. Io invece col fisico da ragioniere che mi ritrovo, diciamo, tonnellaggio troppo basso oppure no? Sì, nel complesso un giocatore con una struttura diversa, io penso che al Teramo possa mancare, perché comunque le partite poi si sporcano, perché a me il centrocampo del Teramo piace, è chiaro che è l'unica cosa che secondo me dal di fuori non puoi toccare, e non puoi giocare a 4 centrocampo, nel senso che per caratteristiche il centrocampo, che sia 3-5-2 o 4-3-2-1, 4-3, qualsiasi cosa si voglia fare, devono ripartire un centrocampo a 3. Perché c'è la figura di Amadio che sostanzialmente è di garanzia? Ma perché sono giocatori molto specifici, perché Paolucci è una mezzala classica, De Grazia si può adattare, ma comunque in un centrocampo a 4 a quel punto lo vedrei più come esterno, forse
che poi il ruolo dove nasce lui, anzi lui è nato esterno offensivo nel 4-2-3-1. Sì, peraltro l'anno scorso in Teramo Maceratese giocò proprio esterno De Grazia, ricordo. Lui ha vinto il campionato a Macerata giocando un pochino alla Petrella, nel senso 4-2-3-1, mancino a piede invertito sulla fascia destra, nei tre trequartisti. Quindi anzi, per me è un'idea che potrebbe avere anche il Teramo, perché poi lui è bravo, molto bravo anche nel sacrificio, quindi fare la fase di non possesso. Quindi in un ipotetico 4-3-2-1 io vedrei De Grazia anche molto bene dietro la punta, quindi nei due trequartisti. Poi tornando alla tua domanda, qualcosina a livello di peso secondo me manca nella rosa, perché poi negli 11, nei 3 che posso giocare titolari ci stanno, perché comunque sono giocatori reattivi. A me sorprende aver visto così poco Paolucci, che per me è un giocatore, anche lui ha bisogno di fiducia. L'anno scorso, nonostante l'annata difficile a Taranto, lui ha fatto un gran campionato e comunque viene fuori, lui è 96, viene fuori da 20 presenze fatte 2 anni fa con Vivarini, se non sbaglio. 20 presenze con un centrocampo che, se vi ricordate il centrocampo che aveva Vivarini, un centrocampo importantissimo, quando furono aggiunti anche giocatori come Cruciani e via discorrendo, e lui si è ritagliato un buonissimo spazio facendo 20 partite. Mi sembra strano anche che Paolucci abbia giocato così poco. Certo. Vediamo adesso alle note dolenti, poi andiamo un po' lunghi in questa prima parte, Maurizio, poi non ti preoccupare, mando la pubblicità. Vediamo alle note dolenti, perché peraltro, insomma, tutti o moltissimi, Andrea, Marcello Giuseppe lo conosco come direttore sportivo, ma altrettanti lo ricordano come attaccante. Oh, sì. Veniamo alle note dolenti, perché qui nelle ultime due partite ci ha pensato con 2 gol, bacio Terracino, però per il resto... Guarda, io non posso che ripetermi, dobbiamo partire da un presupposto, cioè va deciso come Asta vuole giocare il girone di ritorno, quindi con quale assetto. In base a quella che è la sua scelta, bisognerà rimodulare il parco attaccanti, quindi se giocherai con una punta e 2 trequartisti, se giocherai con 2 punte, con 2 prime punte, cioè dipende da questo. Però io qui ripeto, 2 se non 3 movimenti in uscita li farei, se fosse possibile farli, e andrei a poi implementare di conseguenza il reparto. Perché è così deluso l'attacco? Noi la settimana scorsa abbiamo fatto un'analisi, abbiamo fatto vedere anche dei video presi di match analysis da Y-Scout, che facevano vedere come poi in realtà i movimenti delle punte sono molto lontani dalla porta e sempre o quasi spalle alla porta, il che vuol dire portare 2 giocatori molto lontani dalla fase dove si offende. È solo questo? No, non può essere solo questo. Intanto sono in tantissimi, da quello che ho visto nemmeno 8, ne rivediamo Maurizio? Sono tanti e poi io penso che un attaccante abbia bisogno comunque delle sue 5, 6, 7 partite per giocare, cioè ha bisogno di giocare e dimostrare, più che negli altri ruoli, perché gli altri ruoli sai, l'attaccante se inizi e entri in crisi anche mentale, perché l'attaccante alla fine deve far gol, sì. Uno si basa sempre su questo. Poi è chiaro che a me piacciono giocatori che servono per tante cose alla squadra, quindi parlo di giocatori d'attacco. Io non so nemmeno la tranquillità, a parte delle qualità, di sicuro, ripeto, come per caratteristiche, due punte, cioè domenica hanno giocato Tulli e Bacio Terracino. Cioè, sono 2 giocatori chiaramente che possono giocare insieme, poi hanno fatto anche una buona partita, però non è la coppia ideale. Ma per caratteristiche probabilmente, ripeto, lì è forse dove bisogna capire
meglio, come diceva Andrea, ma che poi nella totalità della squadra, quello che, come si vuol proseguire, perché è vero che davanti i numeri dicono che il Teramo proprio negli attaccanti stia facendo male, però è anche vero che ad esempio in un ipotetico attacco a due io non vedo una coppia che, scusami il gioco di parole, si accoppia bene. Quindi È quello che abbiamo sempre detto, insomma, tutti questi esperimenti in realtà non sono altro che sperimentazioni alla ricerca. Poi rispondiamo alla domanda, io me le sto segnando, ragazzi, quindi continuate a scriverci, poi rispondiamo. Sembrano solo tentativi di trovare l'alchimia giusta in realtà. Sì, no, ma ecco perché ti dicevo ci vuole il lavoro perché il lavoro alla fine, ma non che il Teramo non stia lavorando, io parlo, cambiare i moduli, si presuppone che il cambio modulo non è una cosa semplicissima, non parliamo solo di numeri, parliamo anche di meccanismi, e i meccanismi vanno provati. Ecco perché io adesso, in questo momento, è anche difficile pensare che il Teramo stia pensando ora al mercato. Cioè, una riunione tecnica con l'allenatore, secondo me, andava fatto comunque, a parte le idee che tutti devono avere, parlo dei responsabili dell'area tecnica. La cosa, il problema o i problemi vanno analizzati a novembre. E nel mese di dicembre ti devi muovere al far mercato per arrivare a gennaio già pronto, non arrivare al mercato di gennaio. Ma io sono convinto che il Teramo abbia fatto questo, quindi certo. Adesso non so l'intervista del mister cosa abbia detto o altro, però se no insomma la cosa diventa un pochino più grave, perché non puoi decidere il 24 dicembre che cosa farà il primo gennaio. Perché certo. È tardi, perché al mercato non penso che i giocatori bravi te li diano gli altri. Quindi devi fare delle pensate, devi avere delle idee, e le idee le devi portare avanti un pochino prima. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, ma continuate a scriverci, poi rispondiamo a tutte le vostre domande e poi apriamo anche una parentesi stadio. Restate con noi. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Allora, durante la prima parte sono arrivati alcuni messaggi, io me li sono segnati come promesso, e allora giro un paio di domande. Innanzitutto, togliere calore dalla porta, il Teramo troppo inesperto e indeciso di acquistare un portiere esperto per il nostro Teramo. Che cosa ne pensi di Fagioli, ti chiedevano? Di Fagioli, lo conosci? Sì, 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 lo conosco. È un giocatore forte, giovanissimo, forte. 2000? Lui è 99, se non sbaglio. Vabbè, sembra 2000, però. Quindi non 2000. Ci metto la mano. Vabbè, comunque è un giocatore molto giovane. Prospetto per me importante, perché poi è un giocatore che ha delle ottime potenzialità. Che cosa si vuol sapere? Se è pronto o non è pronto? Immagino non tanto se è pronto quanto potrà esserlo presto, sai, subito. Adesso è il momento. Comunque, Fagioli è un 2000. Ecco, adesso è il momento di fare punti, giusto? Ma il momento di fare punti, diciamo che tutti i momenti sono buoni per fare punti. Fagioli è il classico giocatore che se hai un'idea all'inizio del campionato, lo fai crescere, lo fai allenare bene, e dal momento in cui la squadra diciamo ha raggiunto un suo obiettivo, lo butti dentro. Perché secondo me Fagioli è un giocatore che se te lo vengono a vedere incuriosisce parecchio. Quindi anche il fatto di fargli fare le 7-8 presenze, per me è un giocatore che può essere anche un nuovo mercato. È stato l'anno scorso, aveva suscitato l'interesse niente meno che della Lazio, poi non se ne è fatto nulla. Guarda, deve lavorare tanto come tutti, cioè, perché tanto qua non c'è un'età, non c'è nulla, soprattutto gli attaccanti, il processo di maturazione è talmente complesso e strano che non puoi mai dire
chiaro che bisogna avere la fortuna di beccare l'attaccante nel momento storico giusto che ti esplode in mano, quello là, là ci vuole anche fortuna. Certo. Cioè il Teramo ha bruciato totalmente forte, che è un giocatore per me importantissimo, sì, che oggi è lo Spezia, e nei 6 mesi a Teramo era un bidone completo. Ma perché era inserito in un contesto in quel momento sbagliato? Ma partiamo sempre da quel presupposto, cioè ogni calciatore, se no sarebbe troppo facile fare le squadre e ottenere risultati. Il problema è che ecco, un giocatore come Forte, se giochi 3-5-2 fa più fatica, la verità è questa, perché è un giocatore che nonostante la struttura è un giocatore che non è molto forte a giocare spalle alla porta, non ha la copertura e la palla del giocatore che sa giocare ovviamente alle spalle alla porta, invece è un giocatore che deve attaccare la profondità e deve attaccare la porta. E ripeto, bisogna comunque, a parte conoscere il giocatore, avere l'idea di quello che vuoi fare tu, quindi sì, a quel punto adatti il giocatore. Detta così, certo. Prospetti di C e di D, perché so che insomma tu vedi una... No, tante, ma là Andrea è più bravo. Tante partite, vabbè, allora prima Andrea, anche se Andrea nel corso delle trasmissioni Abruzzo del Pallone qualche nome lo ha già fatto. Come qualcuno mi colpisce lo faccio, però visto che è arrivato, io tre nomi che ho proprio subito pronti, però... avevo già fatto quello di Valenti, che non è un under, anzi un giocatore piuttosto maturo, però la mia domanda è sempre che ci faceva e che ci fa in D, ha lasciato l'acqua e è andato all'Arzignano, però tre nomi che ho, due della San Giustese di cui si parla molto, Valid Kedira o Kedira, attaccante di origine marocchina, quasi omonimo del Kedira della Juventus, appunto attaccante 98, può giocare d'esterno, può essere centravanti, oppure Fabio Laringe, che è un altro esterno, sempre 98 della San Giustese, giocatori a mio avviso molto molto validi. E poi un altro che mi ha colpito con un po' più di ritardo, ma devo dire che se ci ripenso è davvero un buon giocatore, 96 dell'Aquila, Alessio Rucci, che è un centrocampista di buona struttura, buoni piedi, bella corsa, giocatore mi sembra completo, mi pare sia di proprietà della Cremonese, però buttateci un occhio perché mi sembra sia un giocatore che può fare strada. C e D, qualcuno ti ha incuriosito? Qualcuno che... Ma di giocatori bravi ce ne sono diversi in giro, non lo so, a me quello che mi è piaciuto un po' di più però l'ho visto giocare una volta sola, è proprio il centrale di centrocampo Pizzutelli della Vastese, 95 Vastese. Per me lui è un giocatore qualitativamente, un giocatore veramente, se ne vedono pochi in giro come qualità, deve migliorare nelle letture delle traiettorie, in certe cose che secondo me per quella partita dove l'ho visto... Francavilla Vastese. Sì, sì, sì. E lì ho visto anche un giocatore che in C è stato del Leonetti, che però sta facendo benissimo. E siccome quello che ti dicevo prima, soprattutto sugli attaccanti bisogna andarci cauti, perché Costantino insegna, Costantino 4-5 anni fa la porta la vedeva, cioè era veramente in grado di sbagliare l'inimmaginabile spesso e volentieri per la troppa generosità, però poi al momento in cui vedi si matura, Rocco se non sbaglio è un 90-89 sì, addirittura. Questo è un giocatore però che ha una potenzialità da B tranquilla, quindi però parliamo di un giocatore ancora un po' in là con gli anni. Prima stavo parlando con Andrea, io l'anno scorso scherzando feci il nome di Ivano, che chiaramente è un giocatore che anche in D ha fatto fatica, però per me aveva delle potenzialità enormi e quest'anno in C sta facendo benissimo, giocatore anche lui 88, quindi trentenne. Vedi, riallacciandoci al discorso Ciciretti, Ciciretti 93, eterna promessa, il Benevento lo ha preso quasi casualmente e oggi parliamo di un giocatore che probabilmente andrà a Napoli con una valutazione, e quindi io dico facciamo le squadre avendo delle idee, perché oggi le idee sono importanti.
e mettere i giocatori per quello che si vuol fare, perché quella è la cosa più importante. Se no parliamo sempre di giocatori, quello è buono, quello è meno buono, quello... Ma il giocatore purtroppo o per fortuna va inserito in un contesto dove deve essere in grado di rendere, se, certo. No, se no fai fatica. Io a Teramo ho avuto tanti giocatori tra virgolette normali che hanno sempre reso. E perché? Cioè, perché devi fare le cose come vanno, cioè devi fare e le cose come vanno per fatte. Ma questa è una cosa. No, perché poi. Secondo me, allora, il discorso è abbastanza semplice. L'allenatore si sceglie perché lo si conosce, modo di lavorare, modo di pensare, modo di. L'allenatore è una cosa importante. Con l'allenatore poi si fa la strategia, diciamo, del mercato e si pensa a quello che sarà, cioè quello che è il progetto tecnico. E poi il progetto tecnico va difeso, cioè, quindi il dire Righini, ve lo ricordate? Come Righini? No? Stavo per dire una cosa di quella stagione, poi la dico. Ma, o il dire Novinic, ma quelli sono giocatori che hanno fatto comunque, quelli erano prestiti valorizzati, quindi il Teramo comunque erano giocatori dal che Milan, hanno avuto Novinic dal Milan. Cioè, non ci dimentichiamo che la finale, la famosa finale contro l'Aquila, Coletti era in panchina e Novinic in campo. Sì. Cioè, giocatori, io non ho mai pensato, parlo di fenomeni, però giocatori che sono utili al progetto. Masullo, quando è arrivato a Teramo, era un giocatore bistrattato di più. Cioè, Masullo è stato un protagonista vero nell'anno e mezzo che è rimasto a Teramo. È un giocatore che ha avuto un rendimento impressionante. Perché? Perché giocava dove doveva giocare per quelle che erano le sue caratteristiche. Certo. Allora, quell'anno, l'ho già detto, lo ripeto con Marcello qui presente, peraltro tanti di quei giocatori, stagione 2012-2013, poi non hanno sfondato, il che vuol dire che il massimo probabilmente lo hanno dato proprio quell'anno. Cioè Righini, Novinic, cioè, meglio di quella stagione, poi non hanno fatto perché lì hanno trovato le condizioni è vero. Ideali. Chauvet che poi se n'è andato in Belgio. Vabbè, Chauvet per qualità per me era un giocatore eccezionale, però poi è chiaro che il supporto mentale della testa è un qualcosa che fa la differenza. A Teramo è stato dato via Bonaiuto che... Cioè, io so, solo io e anche Vivarini, quanto è pesato quella decisione. Sì. Però in quel momento era giusto mandarlo via. Ma tutti sapevamo quali qualità aveva Bonaiuto. Infatti, però torniamo al discorso di prima. Se non va, non va. E per far andare il giocatore spesso non serve solamente il discorso economico, il discorso di farlo star bene. No, serve che il giocatore lo devi conoscere per quelle che sono le sue qualità e lo devi mettere in condizione di far bene. Ci andiamo ad ascoltare la pillola di Asta che parla su domanda, la conferenza stampa è di venerdì, quindi contestualizziamo. Prima della partita contro la Reggiana, domanda della nostra Ania Cantagalli: avete pensato al tipo di mercato da fare sulla base del modulo 3-5-2? Risposta di Asta. Ci siamo detti con la società, col direttore, il presidente, queste due partite. Facciamo veramente queste due partite perché noi, fortuna o sfortuna, avremo più tempo degli altri perché la prima non la giocheremo e quindi andiamo a tutto gennaio. E questa è un'analisi che vogliamo fare, soprattutto che voglio fare, in base ai giocatori che abbiamo e quello che possiamo anche fare in base al mio pensiero di prendere certi giocatori o mandare via altri. Però non è detto effettivamente se può diventare un 3-5-2 futuro veramente con caratteristiche di giocatori, giocare a 4, 4-2-3-1, 4-3-3 come ci siamo anche detti o in passato abbiamo fatto. Però abbiamo delle idee, non c'è dubbio. Rob, queste due partite, perché abbiamo molto tempo, è vero, bisogna prepararsi prima, però avremo molto tempo per farlo, quindi ci stiamo lavorando in quello che può essere, ma con l'obiettivo, dicevo prima, di una squadra che 3-5-2
o 4-3-3, 4-2-2, ma che abbia un'impronta più offensiva. Questo è un obiettivo che ci siamo posti io insieme alla società. Oh, Andrea, qui mi pare che il modulo, da quello che abbiamo capito, ci entrerà relativamente, perché abbiamo sentito asta. Può essere 3-5-2, ma può essere anche 4-2-3-1, può essere 4-3, può essere 4-3-2-1, che è il modulo di partenza con cui lui era arrivato. L'importante è che sia un po' più offensivo rispetto ad oggi, il che vuol dire che probabilmente anche, domanda, anche nel girone di ritorno potremmo vedere variare a volte il sistema? Io penso che se non sei la Juventus che ha determinate convinzioni e può anche variare anche tanto da una partita a un'altra l'assetto tattico, io penso che dare convinzioni sarebbe la cosa migliore, quindi bisogna scegliere una via. Dopodiché chiaro che se hai una squadra che riesce anche un po' in maniera camaleontica ad adeguarsi a certe situazioni, ok, però io penso che bisogna, se vuoi fare mercato e andare verso una certa direzione, devi scegliere quella direzione. Quindi io penso che non si possa stare con il dubbio, sì, possiamo giocare così o anche in questo modo o anche in questo modo. Va decisa una strada, va percorsa, e poi prendendo anche giocatori che con la loro duttilità, il Varas di turno, il De Grazia di turno, ti permettono anche di modificare qualcosa. Però una strada va presa. Sembra quasi che insomma Asta non voglia totalmente abbandonare il modulo con cui era arrivato, cioè sembra che il 3-5-2 sia stato un po' una soluzione provvisoria, cioè, vabbè, magari prendiamo un po' di meno, però sai, magari col mercato ritorno un po' al 4-3-2-1, non lo so, a me ha dato questa impressione, sei d'accordo? Non lo so. No, io io penso che lui è chiaro che l'allenatore non è che ti può dire più di tanto, nel senso che l'allenatore poi è responsabile della squadra, quindi io penso che le valutazioni loro le abbiano fatte, cioè non posso credere il contrario, perché se lui dice come ha detto, e sono convinto che l'ha detto giornalisticamente. Ah, ok, cioè per imboccare noi. Perché c'è tempo, ma il tempo io lo devo usare, la sosta devo usare per amalgamare i giocatori che arriveranno. Non posso pensare che il 22, il 21 alla ripresa, sì, e se non sbaglio il mercato è aperto ancora, no? Sì. Il 21, quindi sto ancora lì, cioè io devo sperare che la sosta al limite mi serva per far lavorare i nuovi, quindi il mercato apre il primo, il 2 spero di aver chiuso, quindi ripeto, io sono convinto e spero vivamente di cuore che certi ragionamenti sia sul giocatore in uscita o i giocatori in uscita, sia su quelli in entrata, con il tipo di caratteristica tecnica specifico da adattare al ruolo, al modulo che loro sono convinto abbiano in testa, e me lo auguro, loro già devono saperlo, anzi secondo me si sono già mossi sugli eventuali giocatori da prendere, perché faccio fatica se non pensare il contrario. Assolutamente. Poi avrò un paio di domande per te, però prima, Andrea, dobbiamo far vedere una cosa, insomma, perché è uscita questa cosa della gestione dello stadio che Capitelli vorrebbe per la Teramo Calcio, insomma ha anche minacciato di portare il Teramo, di lasciare il Teramo oppure di portarlo da un'altra parte, insomma. Però diciamo che ciclicamente, insomma, il presidente del Teramo sull'argomento ci torna, sì. Peraltro c'è anche una trasmissione che andò in onda proprio in questo studio, forse sì, un po' più in là, era il novembre del 2011, sì, insomma parliamo di 6 anni fa, esatto. Diciamo che gli argomenti non erano poi così diversi, sì. Peraltro oggi è arrivata poche ore fa, un paio d'ore fa, la nota del gestore dello stadio, che noi vi mostriamo in maniera integrale, grazie a Maurizio da qui.
perché è apparso anche sulle colonne del Centro questa mattina, con riferimento all'articolo apparso sul Centro in data 19 dicembre 2017, attraverso il quale il padrone della Teramo Calcio ha dichiarato di avere fatto un'offerta economica per rilevare la gestione dello stadio Bonolis, lamentando di dover pagare una sorta di affitto per l'utilizzo dell'impianto di circa 200.000 euro e che senza poter gestire lo stadio direttamente dall'anno prossimo si verrà costretto a portare il Teramo a giocare altrove. Signor Sabatino Cantagalli replica quanto segue. Come è noto, la struttura dello stadio Bonolis è gestita dalla Cantagalli Appalti SRL, alla quale pertanto dovrebbero essere indirizzate in via formale le offerte che invece vengono avanzate dal padrone in uno studio televisivo. È comunque circostanza nota che la Cantagalli Appalti SRL ha in carico la gestione della struttura dello stadio e che ormai da anni ne ha assunto tutti gli oneri, sottoscrivendo apposita convenzione con il Comune di Teramo, impegnandosi nel corso delle varie stagioni sportive con le squadre di calcio interessate a usufruire della struttura attraverso la sottoscrizione di appositi contratti. Devo tuttavia rilevare, continua, che è altresì noto che le parti a vario titolo coinvolte nella vicenda, io espressamente la Teramo Calcio, che certamente non corrisponde 200.000 euro l'anno, come invece ha dichiarato, ed è una somma molto inferiore, hanno omesso ed omettono di onorare con puntualità, ciascuna per quanto di propria competenza, tutte le obbligazioni assunte nei termini e nei modi sottoscritti, scaricando di fatto ogni costo ed onere che sarebbe della Teramo Calcio o di altre società sulla società gestrice, che per contro, con serietà e grande sacrificio, subisce di fatto le ripercussioni economiche derivanti da predetti ritardi o dai parziali adempimenti. Così ricondotta la vicenda nei giusti ranghi, sembra difficile dare credito alle affermazioni formulate nel corso della trasmissione televisiva e riportate dal Centro, senza che la diretta interessata, ovvero la società gestrice dello stadio Bonolis, sia mai stata rivolta una formale quanto concreta proposta di gestione diretta da parte della Teramo Calcio. Dunque, in maniera formale non è arrivata nessuna offerta, lasciate perdere il pourparlé, mentre si può consentire di dubitare sulla capacità economica della Teramo Calcio idonea a rilevare la gestione diretta della struttura, fermo restando l'auspicio di una concreta realizzazione e il dichiarato intento. Ci ho premesso, il tempo dirà se a quanto dichiarato in uno studio televisivo seguirà una serie formale proposta, se invece la minaccia di dover portare il Teramo a giocare altrove si rivelerà un precostituendo alibi per poter giustificare alla squadra, ai tifosi e alla città di Teramo una già acclarata incapacità economica della società Teramo Calcio ad acquisire la gestione diretta dello stadio, in quanto certamente più onerosa del corrispettivo anno attualmente concordato e vigente. Al patron Campitelli auguro ovviamente di poter realizzare ogni sogno di successo calcistico nell'interesse superiore della città di Teramo, invitandolo per il futuro però a rivolgere le proprie istanze in via formale e concreta direttamente alla Cantagalli Appalti SRL, al fine di non relegare le paventate offerte alla stregua di estemporanee affermazioni. Questo ci arriva dal legale del gestore dello stadio Sabatino Cantagalli, che ringraziamo, e che quindi, Andrea, di fatto dicono due cose: in realtà non è mai arrivata se non pur parler. Andrea, anch'io voglio la gestione di casa tua, così a casa si fa per scherzare, la gestione dello stadio, però non è mai arrivata una richiesta formale scritta, evidentemente, o quantomeno, e così lascia intendere. Peraltro ci sono oneri che sono spesso e volentieri non rispettati totalmente, lo sono parzialmente. Ecco. Sì, guarda, diciamo che quello che ha detto il presidente Campitelli magari può essere preparatorio, anzi penso dovrà essere così, preparatorio di una offerta poi da formulare in via ufficiale. Per il resto io francamente queste vicende, noi sì dobbiamo seguirle, ma come potete immaginare a me appassionano ben poco, anche se possono avere una certa incidenza nella gestione di una società come una società di calcio che ha i suoi costi. Però la cosa è certa, se Campitelli ha questa volontà di acquisire la gestione dello stadio, sicuramente dovrà far pervenire una proposta concreta e formale, e poi chiaramente bisognerà coinvolgere anche il Comune di Teramo, che sì, però allo stato è in fase commissariale, quindi questo potrebbe essere un ulteriore ostacolo, anche se poi se le parti principali, che sono il gestore e il potenziale acquirente della gestione,
si vengono incontro e trovano la quadra, certo, poi magari la strada può andare in discesa. Certo che però, ripeto, la mancanza di un sindaco facente funzione nel comune può essere un ostacolo più o meno grande. Però, insomma, perché l'offerta, ora dopo alcune esternazioni... No, lo sai, scusami, ti interrompo, lo sai perché? Perché dobbiamo chiarire una cosa, perché poi in questi giorni si parla tanto, compra, vende lo stadio, in realtà è il comune proprietario dello stadio e lo rimarrebbe a prescindere, chiunque lo gestisca, e quindi si parla di eventualmente passaggio della gestione. Se la Teramo Calcio accede al credito sportivo per rilevare la gestione dello stadio Gaetano Bonolis, il comune deve in questo caso apporre delle garanzie, in quanto se nel caso in cui non venga rispettato l'eventuale pagamento, chi eroga il credito sportivo deve rivalersi su qualcosa, e questo qualcosa, l'impianto di Piano Daccio, è e rimane del comune di Teramo attualmente, come dicevi tu, in fase commissariale, altrimenti rischiamo di dire compro vendo una cosa che non si può né comprare né vendere, perché è di proprietà comunale. Esatto. Questo per chiarezza, perché altrimenti poi si dicono delle scemenze, noi in primis, e ci mancherebbe, e però per chiarezza è questo quanto vi dovevamo. Marcello, chiudo con te perché questa è l'ultima puntata del 2017, però tra un po' si apre il mercato e ti faccio un paio di domande, nel senso, prima abbiamo parlato di Del Pinto, ma c'è un giocatore che ti è rimasto proprio qua, che avresti voluto prendere, non solo a Teramo, anche altre parti, dici mamma mia. Prima è arrivato un messaggio su Verna addirittura. Su Verna? Sì. Mi viene che lui. No, non è lui, Verna è un ottimo giocatore, un giocatore che è cresciuto tantissimo dal Verna del Lanciano e via discorrendo, e anche del Chieti. No, dai, i grandi no, penso che più o meno Maracchi è un giocatore che forse proprio Maracchi, ecco, è venuto in mente un giocatore che poi è stato forse l'ultimo giocatore sfumato, perché poi per il resto io, se ripenso solamente alla campagna acquisti fatta l'anno della eventuale B, con tutti i problemi che avevamo, ripeto, i vari Mogos, Rigioni, Bartolomei, tutti pescati anche lì nel Lega Pro, e che poi hanno fatto benissimo, stanno facendo benissimo tutti in B. No, non ho grandi rimpianti, no, perché poi alla fine, ripeto, i giocatori che sono arrivati sono stati tutti utili alla causa e i risultati sono chiaramente arrivati, quindi chi può dire che un giocatore anche che poteva piacermi e poteva venire a Teramo, al limite, come è stato con Buonaiuto, ad esempio, che non, poi non rendeva per quello che doveva dare, quindi per quelli che sono stati i risultati, rimorsi pochi. Vedi mai, oltre al Teramo, vabbè, è la Viterbese, dove c'è un pezzo di quel tuo Teramo, dove c'è Cenciarelli, dove c'è Di Paolo Antonio? Ma sì, l'ho vista ed è un'ottima squadra che secondo me, con un po' di calma da parte di tutti, un po' di calma in più, potrebbe veramente puntare, io dico che potrebbe fare seconda la Viterbese, perché probabilmente il Livorno è fuori categoria. In un girone come quello, il girone meridionale, secondo me inferiori a quello che è il girone B, perché quelli sono gironi comunque più semplici. Diego sta facendo un campionato strepitoso, non avevo dubbi, è cresciuto tantissimo. E quando dico è cresciuto tantissimo, pensare per quello che è stato il rendimento di Diego a Teramo, è ancora più cresciuto, ed è un delitto vedere giocare Diego in Lega Pro, perché Diego è un giocatore ampiamente pronto per categorie superiori. Anche Di Paolo Antonio secondo te poteva avere una chance in Serie B? Sì, ma Alessandro, come qualità non si discute, poi quando ti dicevo è cresciuto tanto Diego, io non mi riferivo al
al discorso esclusivamente tecnico. Io mi riferivo ad altri aspetti che lui sa bene, sa quello che penso però io. Però era già un giocatore molto, molto professionale. Era un ragazzo da seguire, era un ragazzo, ti assicuro, era un ragazzo da seguire tanto, ragazzo di una bontà unica, a cui sono legatissimo come la maggior parte dei giocatori, però era un ragazzo che doveva essere instradato e io la più grande paura che ho avuto al momento in cui lui cambiava, diciamo, ambiente dove tutti lo conoscevano, comunque dove si era consacrato, per me lì era l'esame per lui di maturità e invece è cresciuto ancora di più e migliorato sotto quegli aspetti e ripeto non parlo di aspetti tecnici e adesso per me è un giocatore che è il classico giocatore che non conosce categoria, se lui lo fa allenare 4 mesi in Serie A lui diventa un giocatore che ha il passo per giocare in Serie A. Te l'aspettavi l'esonero di Vivarini ad Empoli? No, non me l'aspettavo, però quello adesso veramente ci vorrebbero altre 3 trasmissioni per fare polemica perché secondo me è in questo momento non da persona legata a Vincenzo perché onestamente come si chiama l'allenatore dell'Empoli? Andrea Azzoli. Allenato mai. Ha fatto un intermezzo a Roma, ma poi insomma portava le borracce all'Olimpico sostanzialmente. Ed era il secondo di? Spalletti. Che il so di già dove vuoi arrivare. No, io non voglio arrivare, siccome la domanda l'hai fatta tu, il secondo di Spalletti, adesso chi è? Martuscello. Che aveva il contratto con? L'Empoli. E allora non a me... C'è poco da dire, dopo 5 risultati utili. Cioè, non è un risultato che arriva per. Non è un provvedimento che arriva per mancanza del risultato sportivo. Perché no, 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 è lì. Ma io ci posso essere 1000 motivi per certo. Un esonero, però poi quando vedo tutto il resto, io il dubbio me lo pongo. Certo. Penso che sia un dubbio lecito. Oggi è uscita la sentenza su Catanzaro, dove c'erano 7 tesserati, sì. Giusto? Proprio oggi ti stavo parlando. E con 20 giorni loro sono stati assolti proprio sì. Formula ho piena. Ho fatto una battuta oggi. Ha fatto una battuta proprio Andrea che redazione che a distanza di anni dall'evento sportivo magari c'è un ammorbidimento. Ah, giustamente perché lì c'era l'impellenza di giudicare subito e vabbè, comunque. E questo è il calcio. Questo è il calcio con è la cosa più bella e che io amo di più nella mia vita, però poi cioè certe cose poi non riesco a tenermele dentro perché ecco qui non tutti vengono trattati nella stessa maniera. Certo. Senti, domanda tra il calcistico e la risata. Secondo te la Padula di non aver accettato il Perù come nazionale un po' ci sta ripensando? Si è pentito di aver scelto l'Italia e non il Perù? Gianluca oggi deve pensare veramente a star bene e a venire fuori per la prima volta da un momento complicato della sua carriera. Quella è stata una casualità, secondo me è stata una casualità il non aver accettato il Perù che dopo 40 anni torna a fare il mondiale e aver rifiutato poi l'Italia, ma probabilmente oggi non sarebbe un giocatore del gruppo Italia, però per cercare di approdare con l'Italia che dopo 50 anni invece non farà i mondiali. Quindi poi Gianluca adesso deve pensare solo a stare bene e a ritornare a fare veramente la Padula. Però, avendo visto Gabbiadini titolare nella gara decisiva, perché no? Perché non la Padula? Se la Padula fa il la Padula, io torno a ripetere, e oggi sembrerebbe un'eresia, ma io so che tornerà a fare il la Padula. Se si escludono Belotti e Immobile in Italia, io faccio fatica. Ad oggi, perché io inglese che sono un massimo estimatore da sempre di inglese oggi è probabilmente l'attaccante più in e questo ti fa capire quanto il lavoro, il miglioramento possa pagare. Inglese sarà un altro giocatore che al 90% andrà a Napoli. Stiamo parlando di un giocatore che per me 3 anni fa era l'alternativa nella mia testa alla Padula in Serie B. E Donnarumma invece, di cui parliamo magari sempre un po' di meno? Donnarumma è un giocatore fortissimo e che quando capiranno che nei 4 di una rosa di Serie A ci sta tranquillamente,
Verrà preso in considerazione, però purtroppo nel calcio piacciono più i nomi stranieri, i nomi complicati, e Donnarumma è un nome complicato ma italianissimo. È vero che tra quando finirà la tua squalifica hai in mente un'esperienza fuori dall'Abruzzo? Sì o no? Io ho in mente un'esperienza lavorativa, spero, cioè nel senso che non ne posso più e non vedo l'ora, anzi. Spero di uscire migliorato per tanti versi da tutta questa vicenda, perché è particolarmente dura, è stata dura ed è ancora molto dura. Poi se dovesse arrivare un'esperienza qualche chilometro fuori non la disdegnerei. Anche all'estero? Sì, quella è una cosa che mi ha sempre affascinato e che spero un giorno di fare. Nell'immediato no, nell'immediato vorrei rientrare comunque il giorno che sarà e quando sarà, tornare almeno un anno in Italia e poi vedere il da farsi. Vediamo il prossimo turno e poi ci facciamo gli auguri di Natale, perché in regia sono già, abbiamo fatto tardissimo, sono arrabbiatissimi. Prossimo turno, venerdì sera a Teramo Mestre, stadio Gaetano Bonolis, c'è la diretta televisiva. Questo è il quadro della prima del girone di ritorno, che chiude il 2017 per la Serie C. Invece questa puntata di Pro Teramo chiude per noi il 2017, almeno a livello di trasmissioni, e dunque io ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale, Felice Anno Nuovo a Marcello e Giuseppe. Grazie Marcello, auguri. Augurissimi anche a te e a tutti i telespettatori e i tifosi del Teramo in particolare. Andrea, auguri te li faccio, ma poi ce li faremo di persona. Auguri anche ad Andrea Costantini. Qui. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Auguri, grazie intanto a Maurizio da qui in regia. Auguri anche a voi che ci avete seguito anche per questa prima parte del 2017. Questo è un progetto che insomma è qualche anno che va avanti e riscontra il piacere, la simpatia di chi sta con noi di solito un'ora. Stasera abbiamo sforato, però ci perdonerete e ci perdoneranno in regia se abbiamo sforato. Io vi auguro un buon Natale, un felicissimo anno nuovo. Noi ci vediamo il 23. Dicevo, il 23 gennaio è martedì? 23 gennaio. 23 gennaio saremo dopo Teramo Vicenza. Dunque, ci vediamo il 23 gennaio. Il Vicenza probabilmente non andrà a giocare perché è successo il finimondo. Non so. Sì, è vero. Attenzione, perché questo può essere un campionato. No, ma è una cosa pesante. Dalle notizie che ho io, è una cosa veramente, veramente pesante. Però anche lì le avvisaglie c'erano a tempo, chiusa parentesi. Lì c'è uno che il Teramo Alimi. Va bene, di nuovo, buon Natale, felice anno nuovo, ci vediamo martedì 23 gennaio con Pro Teramo. Buonanotte. Ciao.